Questo programma è offerto da Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Finisce 1-1 per il Bari nella prima giornata di ritorno contro il Cesena. Laribi e Suager, gli autori dei gol. Ovviamente quello di Suager è un'autorete. Commenteremo questa partita insieme a Salvatore Guastella. Ben ritrovato Salvatore. Grazie Barbara, ben ritrovato a tutti. E ben ritrovato anche al nostro Cristian Siciliani. Ciao Cristian, buonasera anche a te. Ciao Barbara, buonasera. Allora Salvatore, diciamo che non parte proprio bene questa prima di campionato, ovvero poteva andare peggio. Come la vedi il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto stasera? Per stasera mezzo vuoto, perché il Bari avrebbe meritato di vincere, insomma abbiamo avuto almeno 5 occasioni da gol, abbiamo fatto gol nella maniera più impensata con un clamoroso autogol di Suager. Però mancano 2 punti secondo me alla classifica del Bari, perché le avremmo meritate, non ci siamo riusciti ed è un peccato. Tante le occasioni, Cristian, spesso anche sprecate questa sera per i biancorossi. Sì, sono d'accordo comunque con Salvatore, questo è un Bari, questa partita il Bari doveva assolutamente vincere, tante occasioni sprecate, mancato un po' di cattiveria soprattutto negli ultimi metri, poi anche un po' di sfortuna con quella traversa 5 minuti dalla fine di Sissi, un peccato perché il Cesena praticamente nel secondo tempo non ha praticamente giocato, tutti in difesa e si è affidato soprattutto alla velocità di Iallo, peccato. Continueremo ad analizzare la partita minuto per minuto nel corso della nostra puntata, però visto che l'hai citata Salvatore, andiamo a vedere la classifica, in che posizione il Bari, soprattutto i risultati di questa prima giornata dal nostro uomo social Michele Carofiglio, buonasera. Ciao Barbara, buonasera a voi in studio e a tutti i nostri telespettatori. Andiamo subito a leggere i risultati di questa 22esima giornata di Serie B. Alle ore 15 si sono giocate Ascoli-Cittadella 1-2, Cremonese-Parma 1-0, Empoli-Ternana 2-1, Foggia-Pescara 0-1, Frosinone-Provercelli 4-0, Novara-Carpi 1-0, Perugia-Entella 2-0, Salernitana-Venezia 3-2, alle ore 18 pareggio a reti inviolate fra Spezia e Palermo e chiude la giornata odierna Cesena-Bari 1-1. Domani chiuderà invece la 22esima giornata, il programma completo di questa giornata di Serie B, Brescia-Avellino alle ore 15. Adesso vediamo la classifica con Frosinone-Palermo che sono a pari punti al primo posto con 40 punti, seguiti dall'Empoli a quota 37, Cremonese-Cittadella e Bari a quota 35, Parma 33, Spezia 31, chiude il fanalino di coda Provercelli a quota 18. Prima di ridarti la linea Barbara, voglio ricordare a quanti fossero in ascolto in questo momento che sarà possibile interagire con noi anche tramite la pagina Facebook del TB Sport. Per ora è tutto, a te la linea. Grazie Michele, ovviamente vi ricordo il numero per intervenire in diretta 080 501 9998. Ritorniamo invece sulla partita in attesa delle vostre telefonate. Mancata un po' di cattiveria, diceva prima Cristian, però per quanto riguarda le scelte tecniche di Grosso, bocciata assolutamente quella di Anderson in quella posizione, Salvatore. Sì, non è proprio a suo agio, a me oggi non mi è sembrato proprio a suo agio Anderson, è stato spesso un pesce fuor d'acqua, non sapeva certe volte cosa fare. Peccato perché insomma Anderson ha fatto vedere che in un'altra posizione può giocare meglio, non dico che deve tornare lì a fare il terzino destro, l'esterno basso, perché con Sabelli però in mezzala non ha le caratteristiche per poterlo fare. Sì, Cristian. Grosso ha praticamente, possiamo dire, regalato un uomo agli avversari. Peccato, questa sera. Sì. Peccato, sì. Peccato. E sì, poi, sì. Tornato sempre alla partita di oggi, non l'ho detto prima quando mi hai chiesto al volo quello che era accaduto, noi abbiamo letteralmente regalato il primo gol. Sì. Abbiamo preso un gol
che non, una squadra come il Bari, ma una squadra di Serie B non può prendere. Non esiste, un pasticcio tra Bascia e Marrone, un doppio pasticcio, clamoroso. Un doppio pasticcio che poteva essere, si poteva rimediare anche, però insomma l'abbiamo pagato caro. Un gol regalato, poi per fortuna ce l'ha regalato anche il Cesena con Suárez, però noi l'abbiamo regalato, non si può fare un errore così proprio al limite dell'area di rigore. Tornando a Anderson, sì, proprio per caratteristiche, secondo me quel ruolo non può farlo, quel ruolo di mezzala lì. Quello visto oggi non di sicuro. Estremamente fatica, poi ha depotenziato secondo me anche Teglio, perché da destra l'ha spostato come mezzala sinistra, anche lì il calciatore ha fatto fatica, sì. E allora abbiamo una prima telefonata. A proposito di calciatore, posso fare una piccola nota? Che calciatore, che cosa ha combinato Iallo? Da solo ha tenuto un gran bel giocatore. In apprensione forte, tutta la nostra difesa. Davvero forte, davvero. Ha fatto reparto da solo, poi molto bravo, intelligente tatticamente, ci ha messo davvero in difficoltà. Grosse difficoltà. Sì, bel giocatore. E allora abbiamo una telefonata in linea, pronto? Ciao Barbara, sono Gigi da Bari, saluto Cristian e l'amico. Buonasera. Martella. Ciao Gigi. Allora, qualcuno mi spieghi perché continuiamo a mettere Marrone al centro della difesa con Umbrio in panchina. Vabbè, Ghiomba non stava bene, però con Umbrio comunque si è allenato, ha giocato fino all'ultima nella Spal, quindi non vedo, evidentemente non era pronto. Voglio sperare questo, perché non voglio più vedere Marrone al centro della difesa del Bari, basta, perché è fuori rosa e quindi è fuori ruolo, unitamente ad Anderson. Anderson, abbiamo detto prima, è un giocatore regalato all'avversario, anche Tello ha dovuto giocare fuori posizione per appunto l'impiego di Anderson. In attacco in pronta abbiamo visto, anche in pronta si è divorato un gol e quindi non segna da 12 giornate, Galano non può fare miracoli, penso che urgono rinforzi in attacco, dobbiamo essere onesti. Grazie. Io su Marrone sono d'accordo, sì. Perché a me in difesa continua a non convincere. Poi sicuramente dalla gara contro l'Empoli, oltre ovviamente a Ghiomber, ci sarà a piena disposizione anche Economo, quindi sicuramente secondo me le scelte di Grosso saranno differenti. Staremo a vedere, insomma, probabilmente sì. Certo è che oggi abbiamo, nonostante abbiamo fatto fatica in alcuni ruoli, la partita potevamo tranquillamente vincere, avremmo meritato di vincerla, perché oltre alle occasioni di Improta, ricordo che ce n'è stata un'altra alla traversa di Sissé, c'è stato Cozza che su un cross di Delia era veramente facile, c'è stato un altro cross di Sabelli con Improta che non ci ha creduto e poteva tranquillamente andare a finire bene, lo stesso Improta che ha calciato fuori di sinistra. Sì, facile. Insomma, noi abbiamo avuto veramente tante opportunità per fare gol e per vincere la partita. Ed è veramente un peccato non esserci riusciti, perché nel girone di ritorno adesso non puoi perdere troppo tempo, perché perdi terreno, le partite diventano sempre meno, quindi quelle che si possono vincere come stasera li devi vincere, perché poi dopo sono punti che potremmo rimpiangere molto amaramente più là. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Pronto? La sentiamo? Sì, buonasera. Senti, ma secondo me è Grosso che non ha capito niente della formazione. Io, visto che sono le votazioni a marzo, potrei ammettere a Guattel a posto di Grosso, anche se non capisce niente, però Guattel è più bravo. Grazie, molto gentile. Grazie, un complimento, No, non scherziamo con le cose serie, insomma, va bene così. Allora, ricordiamo che comunque il Bari è quarto in classifica, poi sì, sulle scelte di oggi, comunque sì, sono d'accordo con il nostro ascoltatore, anche a me oggi non ha convinto, l'abbiamo detto anche prima, la posizione di Anderson e purtroppo anche la scelta di Kozak non è stata particolarmente felice. Oggi l'abbiamo visto praticamente alla prima, dal primo minuto, da titolare, però vedo ancora un calciatore in ritardo di condizione. Sì, non è, a parte per la sua stazza fisica, non è particolarmente brillante e vivace. Fa sportellate, però gli manca proprio il guizzo, spunto, gli manca la velocità ancora, che ovviamente potrà solo acquisire giocando
mettendo sempre minuti nelle gambe, però non è che noi possiamo aspettare molto, insomma. Il tempo corre. Sì, sì, e poi magari tornando a Grosso magari avrei fatto qualche cambio prima, perché Bascia non mi ha proprio convinto oggi, lo stesso Anderson magari poteva... Eppure su Anderson sai che un po' di fiducia ce l'avevo lì, perché con la sua rapidità, velocità, però forse lui credo che abbia bisogno come riferimento la fascia, perché sennò si perde un po' in mezzo e posizione. Sì, e Brienza forse è entrato troppo tardi? Sì, mi si è rigiocato prima la carta Brienza, sì, per cercare comunque di mettere in difficoltà il Cesena, che comunque aveva smesso di giocare. Ormai si era chiuso, giocavano con un 4-5-1 clamoroso. È andata così. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Continuate a scrivere come state già facendo sulla pagina Facebook del TB Sport. Tra pochissimo leggeremo i vostri commenti, le vostre domande. Intanto abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Sì, pronto, buonasera Barbara. Buonasera. Buonasera, io Nicola sono. Ciao Nicola. Buonasera. Cioè, non lo so, io a me non piace questo tipo di gioco. Il Bari secondo me non andrà lontano, perché non si può arrivare al limite dell'area, passaggetti in orizzontale, dopodiché cioè, mi sembra che l'area sia una zona proibita per gli attaccanti del Bari. Allora non è possibile che con quattro centravanti non riusciamo a fare gol, cioè quattro centravanti che hanno giocato in Serie A, abbiamo fatto quattro gol con quattro attaccanti, il centravanti gioca di spalla, in velocità non riusciamo ad andarci. Secondo me il Bari, anche se avesse Messi e Ronaldo, il Bari non vincerebbe. Quattro partite, non facciamo gol, ma dove vogliamo andare non lo so proprio. A me questo gioco non piace proprio, a me il gioco di Grosso non piace. Grazie, Bari. Grazie. Salva. Non sono d'accordo con a me il gioco di Grosso non dispiace. Mm-hmm. Non siamo riusciti ancora a trovare quell'uomo che ci dà profondità. Il finalizzatore. No, che ci dà profondità. Il finalizzatore è marginale, credimi, in questo, perché però se tu c'è un uomo che ti dà profondità e quindi mette in apprensione la difesa avversaria, i gol vengono, non necessariamente dal centravanti, ma vengono. Noi ancora non siamo riusciti in questo intento e stiamo soffrendo questa situazione. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Ciao a tutti, sono Pasquale, chiamo dallo stadio di Cesena, dove ci hanno imprigionato in attesa dell'uscita del deflusso. Quindi ciao Pasquale. Ciao a tutti, ho avuto ascoltare la vostra trasmissione, però come sempre volevo dare il contributo questa volta dal vivo. E non so cosa avete detto, però ancora una volta la sensazione è che non abbiamo un centravanti, quattro giocatori in quel ruolo, ma non ce n'è uno che la butti dentro. Il rammarico è grosso perché abbiamo giocato molto meglio. I cesenati dicono che la squadra più forte che hanno visto è il Bari dopo il Palermo, però sempre la sensazione di una squadra incompiuta che potrebbe vincere a mani basse se riuscisse a verticalizzare, riuscisse a finalizzare. Sempre teniamo palla e poi prendere quel gol così, con una disattenzione, su una gara che sembrava incanalarsi bene, è un grosso rammarico. Però insomma, questa gara si poteva anche perdere, certe volte queste gare si perdono, quindi come delle volte dice Don Guastella, anche un punto può servire a muovere la classifica, solo che gli altri hanno incominciato a correre. Intanto finalmente ci fanno uscire e quindi si torna alle macchine e si torna da una bella trasferta dove c'è stato un bel clima, una bella atmosfera, e almeno sul disqualche abbiamo stravinto la gara del tifo. Come sempre, tra l'altro. E un saluto a tutti i baresi. Voi eravate tanti, ciao. Pasquale, quindi. Ciao, va bene, hanno sentito. Saluto grazie, ovviamente buon rientro a casa a te come a tutti coloro che si sono precipitati, no, a Cesena per tifare i biancorossi. Beh, una trasferta non facile per quanto riguarda i chilometri, però insomma sono sempre ovunque, numerosi. Quindi sì, arrivano ovunque, quindi questo non ci sì, sono quelli che sono mossi da Bari, non so quanti rientreranno immediatamente o qualcuno ne approfitterà per rimanere lì, sì. Però insomma non è dietro l'angolo. Per il momento insomma sono ancora nello stadio, giustamente, sì, per lì. Il flusso di gente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono Antonio, buonasera. 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 Secondo me abbiamo sbagliato al centrocampo. Invece di Anderson avrei messo Emerson.
Anderson. Che non era tra i convocati, però. Però non era ancora a disposizione. Non era disponibile. Secondo me andrebbe lì, perché Anderson era proprio... girava vuoto, non era il suo ruolo. E l'abbiamo detto, sì. Scelta non felice da parte di Grosso. Abbiamo fatto una bella partita, dai, un punto è sempre buono. Grazie. Beh, abbiamo commentato abbondantemente. No, il punto è buono, però... Rimpianti ce ne sono, perché la sensazione è che il Bari poi abbia gettato invece altri due punti. Sì, assolutamente. Pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito. Progettazione, affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso. Fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Nuova Suzuki Swift. Cosa c'è nella tua lista? Tua da 10.900 euro solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Ed eccoci in diretta con il 91esimo minuto, stiamo commentando la partita da poco terminata tra Cesena e Bari, finita con un pareggio 1-1. Vi ricordo ancora una volta il numero per intervenire in diretta, 080-501-9998. Ovviamente continuate a scrivere sulla pagina Facebook del TB Sport, perché tra pochissimo leggeremo i vostri commenti, anche le vostre domande. Siamo in attesa di collegarci però con il responsabile dei servizi sportivi, Enzo Tamborra, per capire il suo punto di vista. Anticipo un po' la domanda che poi li faremo come da tradizione, no? Qual è il migliore in campo secondo voi questa sera? A parte Iallo, perché... sì, ovviamente parlo per il Bari. Vince di gran lunga. Ma io ho visto veramente un Sabelli molto molto vivace, a parte il fatto che è stato sul cross che ha causato l'autogol, che equivale quasi come averlo fatto. Direi proprio lui, insomma, probabilmente lui il migliore in campo. Sì, scelgo anch'io Sabelli, mi è apparso il più in palla, il più determinato, e poi, come diceva bene Salvatore, dal suo piede anche partito poi il cross che poi ha portato al clamoroso autogol. Sono partiti tanti altri cross. Sì, 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 è stato quello più continuo e più deciso in campo, quindi scelgo anch'io Sabelli. E allora siamo pronti, andiamoglielo subito a chiedere qual è il suo migliore in campo. Buonasera Enzo Tamborra, responsabile dei servizi sportivi di Telebari e Radio Bari. Buona serata, per distacco Sabelli, avete ragione, perché insomma è stato il più atletico innanzitutto, perché ha corso dall'inizio alla fine, diciamo che non volendo è stato protagonista anche dell'azione del gol, che se Suaga gli ha dato una grossa mano, anche in precedenza aveva messo al centro le palle migliori. Diciamo che sul piano dell'atteggiamento il Bari mi è piaciuto, insomma, come è accaduto del resto nelle ultime trasferte, cioè un Bari un po' diverso da quella rendevole che perse a Brescia senza reagire. In questo caso è un Bari che sul piano dell'atteggiamento ha fatto bene sin dall'inizio, insomma, ha cercato di imporre i diritti di una migliore tecnica e diciamo anche la qualità di alcuni calciatori. Sta di fatto però che rimangono un po' le lacune che abbiamo visto nel girone di andata, cioè in avanti non segna nessuno e oggi i palloni ne sono arrivati, oggi cioè, sono arrivati i tipici palloni che un centravanti, come dire, deve sfruttare al massimo. In realtà Kozak non ha premiato la scelta di Grosso, apparsa piuttosto discutibile. Io ho visto anche ad Andrea, in verità aveva segnato due gol, però molto macchinoso, insomma, mi sembra in ritardo di condizione, obiettivamente, forse è stato tenuto anche troppo in campo. È vero pure che certi calciatori quando devono recuperare hanno bisogno di giocare, però in questo momento il Bari deve
cercare di non perdere terreno dalle battistrada. Quindi così come non mi ha convinto la scelta di Grosso di mettere Anderson in quella posizione del campo. Anderson oggi è stato forse il peggiore del Bari, anzi no, il penultimo, perché Bascia ha fatto peggio di lui. Ora, fermo restando, dicevamo, atteggiamento positivo, fraseggio sempre molto, molto valido, personalità, però lì davanti nessuno fa gol tra i centravanti. Non sempre, lo sapevamo, si può puntare sui gol di Improta, che non segna da tre mesi, e su Galano, oggi così Galano. E l'altro limite del Bari è che a volte sul piano dell'aggressività, o meglio quando gli altri lo aggrediscono, va in difficoltà, come è accaduto in occasione del gol di Laribi, palla persa da Bascia, timido passaggio indietro per Marrone, amen, abbiamo preso gol. Insomma, in questo momento dobbiamo, non dico tendere alla perfezione, però bisogna molto migliorare rispetto al girone di andata per mantenere una posizione di riguardo, perché a mio avviso le altre, e oggi ne abbiamo avuto conferma, stanno allungando il passo, perché i pareggi degli altri si sono trasformati in vittorie e noi da vincere adesso pareggiamo. Credo che sia il terzo pareggio di fila, se non sbaglio, considerati gli ultimi due nelle ultime due giornate del girone di andata. Enzo, però questa possiamo considerarla assolutamente un'occasione persa, perché la sensazione che comunque in campo che il Bari fosse superiore al Cesena e questa partita comunque doveva portarla a casa. Sì, diciamo così, anche se poi voler essere, come dire, anche un po' lucidi nell'analisi, è vero, occasione persa, però non dimentichiamolo che abbiamo fatto gol soltanto quando ce l'ha messa dentro su Hager, di nostro non abbiamo segnato, insomma, anche se va detto che Cissé ha colpito una clamorosa traversa, sì, un clamoroso incrocio dei pali. Diciamo che il pareggio è un risultato che ci può stare per quello che si è visto in campo, forse i punti il Bari ha fatto di più, ma insomma io credo che sia quasi doveroso fare di più del Cesena, perché Cesena è una squadra che a mio avviso deve lottare per non retrocedere, e il Bari che deve puntare in alto. Io credo che questo sia un passo da playoff per il Bari, e diciamo che per quello che si sta vedendo è un Bari al quale i playoff non li toglie nessuno. Non credo che ci saranno problemi da questo punto di vista. Certo, in cuor mio speravo anche, o meglio spero ancora, che il Bari possa puntare le prime due posizioni della classifica, ma onestamente, avendo visto anche altre gare oggi, devo dire che, come sospettavo, qui Christian ne è testimone, il Frosinone ha fatto gli acquisti giusti. Sì. Oggi ho visto il Frosinone con Cibsai in mezzo al campo, è tutta un'altra storia. Nel senso che al giocatore che gli mancava, al giocatore aggressivo di corsa che forse mancava al Frosinone, il Frosinone oggi mi è sembrato veramente una corazzata, anche se contro un Provercelli un po' lo sbando. Il Palermo ha una caratteristica molto forte, tipica delle squadre che vanno lontano, cioè il Palermo non prende gol da 450 minuti circa, quindi vuol dire che la squadra siciliana ha trovato determinati equilibri. Quindi rispetto alle prime due posizioni si perde un po' di terreno, perché credo che il Bari in questo momento sia a 5 punti dalle due squadre sulla vetta. Abbiamo perso anche una posizione di classifica perché siamo quarti, e soprattutto siamo stati agganciati da due squadre che a me piacciono moltissimo per organizzazione di gioco. Giocano bene. Mi sembrano le tipiche due squadre della B, vale a dire Cittadella e Cremonese. Io non sottovaluterei soprattutto la Cremonese, che mi sembra una squadra molto valida e che ha ulteriori margini di miglioramento. Oggi ho visto Cremonese-Parma e francamente la Cremonese ha dominato contro il Parma, mentre noi con il Parma abbiamo molto faticato. È così. È vero, sono d'accordo quasi su tutto, Enzo, su una cosa però non sono d'accordo sul fatto che ci sta il pareggio oggi, perché ripeto, mi sono rivisto velocemente mentre parlavi il film della partita, Mikai l'ho visto impegnato un paio di volte su due situazioni estemporanee, poi noi abbiamo avuto 5 palle gol, 5, perché te li ricordo, in Prota il cross di Sabelli che a sua volta in Prota non è andato, il cross di Delia dove Kozak ha fallito clamorosamente, la traversa di Sissé e un'altra occasione che adesso... Salvatore, io ho detto anche i punti... No, ascolta Enzo, dico quindi perché ci sta che finisci, ci sta pure che la perdi una partita di Serie B se ti piglia strano. Ci sta, nel senso che si può pareggiare a Cesena, non è un risultato da considerare negativo. È chiaro che se pensi ad una squadra che debba vincere il campionato, il bicchiere lo vedi mezzo pieno, mezzo vuoto, se lo
come dire, se invece lo attribuisci a una squadra, o meglio mezzo vuoto, dicevo bene, se lo attribuisci a una squadra che invece deve puntare ai playoff, il passo in avanti c'è, perché comunque un pareggio ottenuto dopo una buona prestazione dipende molto da che aspettative abbiamo dal Bari. Se il Bari vuol puntare alle prime due posizioni, allora a mio avviso una partita come quella di Cesena, per come la stava giocando, per come la stava interpretando, la doveva vincere, insomma, tanto per essere chiari. Se invece pensi al Bari come una delle squadre che deve piazzarsi intorno al quarto, quinto posto, e allora il pareggio ci può stare. Io questo intendo dire per ci può stare. Okay, okay. Una squadra che, come dire, vuole pensare in grande, a mio avviso, per quello che ha fatto vedere il Bari oggi, l'avrebbe dovuta vincere la partita. E invece, aspetta, meno male che c'è stato l'autogol di Suager, perché poi quelle partite possono prendere anche una direzione completamente sbagliata. Già. Christian. Sì, no, Enzo, dicevi prima comunque anche sulle scelte di Grosso. Oggi a me non ha convinto neppure nella gestione della gara, poi al di là della scelta sbagliata di Anderson come mezzala, della scelta non felice di Kozak, no, magari ancora di Marrone in difesa, però anche nella gestione. Credo che sia la peggiore prestazione in panchina di Grosso oggi, perché ha regalato almeno un paio di uomini agli avversari. Io vorrei fare una riflessione con voi, perché comunque poi dobbiamo anche essere molto, molto leali, no, nel vedere le cose. Castori riesce a pareggiare la partita avendo in campo dei giocatori che da noi facevano quasi fatica a giocare partite del giovedì, cioè nel senso che il Cesena è fatto con scarti di giocatori, no? Giocatori che scartati dal Bari, sì. Swagger non l'abbiamo mai visto, Swagger. Doncor idem, Di Noia ha giocato molto poco, e allora Castori cos'è, un mago? Voglio dire, tanto di cappello a questi allenatori che con ingredienti da cucina povera riescono comunque a servire un piatto interessante. Noi dobbiamo essere molto onesti, perché comunque il Bari ha giocatori nettamente superiori, e con quei giocatori dovrebbe fare qualcosa di più, è doveroso fare qualcosa di più, è doveroso fare la partita che ha fatto a Cesena, sarebbe forse anche doveroso vincere queste partite. E lì c'è ben di Dio per il Bari. Negli ultimi 20 minuti ha messo Brienza in campo, ha messo altri giocatori importanti. Il Cesena obiettivamente ha giocato, a me colpiva molto vedere in campo gente come Doncor, come Swagger e come abbiamo detto Di Noia, che da noi facevano fatica a giocare. Quindi insomma lì c'è la mano dell'allenatore, non c'è niente da fare, lì c'è la mano dell'allenatore. Devo dire che oggi in panchina Castori ha fatto meglio di Grosso, che forse in questo momento ha le difficoltà di chi ha l'imbarazzo della scelta. È chiaro che deve mantenere anche certi equilibri, è chiaro che gli ultimi arrivati sono appena arrivati, però obiettivamente io Anderson lì in mezzo al campo è uno spreco, obiettivamente. Bisogna avere il coraggio a volte di fare delle scelte. Grosso ha provato a mettere insieme Sabelli e Anderson, ma se Sabelli ha giocato una signora partita, Anderson ha giocato una partita piuttosto modesta. Peraltro sotto gli occhi di Corvino, non so cosa abbia potuto annotare oggi Corvino, se è vero che è arrivato a Cesena per vedersi Anderson. Insomma, credo che farà più di una riflessione sul giocatore, per quello che si è visto oggi, perché noi Anderson abbiamo visto giocare nel ruolo di terzino ed è tutta un'altra cosa. Intanto Enzo, sabato ci sarà un altro test importante, perché si riparte dal San Nicola contro l'Empoli, poi dell'ex Ciccio Caputo. Eh beh sì, queste sono partite, a questo momento il Bari non ha mai vinto una partita contro una squadra, contro una diretta concorrente, sì. Una diretta concorrente, almeno oggi potremmo parlare in questi termini della Cremonese, che è stata sconfitta a Bari, ma quando arrivò a Bari non era ancora una diretta concorrente, quindi bisogna mostrare i muscoli in partite importanti, e quella di sabato è una partita nella quale si possono dimostrare tante cose, fermo restando che anche l'Empoli è una signora squadra che magari ha qualche esitazione in difesa, ma che in attacco fa paura. Oggi ho visto la qualità dei giocatori in fase offensiva, al di là di Caputo e di Donnarumma, ma ho visto Zaic, credo che si chiami, un giocatore fantastico, e altri elementi che danno del tutto al pallone. Quindi un'altra partita particolarmente complessa per il Bari, però ripeto ancora una volta, fermo restando che la squadra sta facendo comunque molto bene, se vuoi puntare al massimo devi crescere velocemente, altrimenti devi già in qualche modo, non dico proiettarti, però dobbiamo farci una ragione e pensare ad una squadra in grado di centrare i playoff, e questo credo che al Bari difficilmente sfuggirà. Però io sono uno che
Penso sempre che insomma in un campionato di certi equilibri si possa sempre pensare a una delle prime due posizioni. Oggi indubbiamente Palermo e Frosinone hanno confermato, seppur con caratteristiche diverse, di avere qualcosa in più rispetto alle altre. Enzo, secondo te, è vero che il direttore sportivo non si ferma mai, ma secondo te sta cercando un centravanti? Io lo prenderei il centravanti. Lo prenderei perché in una gara dove ti arrivano i palloni davanti alla porta e non ne metti uno dentro, devi riflettere, perché in questo momento su chi fai affidamento al centro dell'attacco? Cissé non è un goleador. Floro Flores sta così, Kozak mi è sembrato in ritardo, Nenè idem con patate, nel senso che è uno che negli ultimi anni ha giocato poco, a mio avviso se vuoi puntare in alto hai bisogno di un centravanti, però non dimentichiamolo, i gol si pagano anche a peso d'oro e bisogna capire il Bari in questo momento che potenzialità ha sul mercato, a meno che non venda qualcuno e viene subito in mente Anderson. A quel punto con un po' di soldi tra le mani riesce a comprare un attaccante. Non dimentichiamolo, la prossima settimana dovrebbe arrivare Memushai. Sì, per me per completare l'opera servirebbe un centravanti, ma trovare un centravanti al mercato di gennaio è davvero come trovare, non so, adesso non mi viene in mente, però insomma come trovare le pesche al mercato di gennaio, insomma, è molto difficile, insomma, devi trovare qualcosa di particolare. Non lo so, è un compito di Sogliano e dovrà vedersela lui. Io però ho un rimpianto, avendolo visto giocare, per me Cipsa sarebbe stato un giocatore ideale per il centrocampo del Bari. Forte, vero. E allora staremo a vedere. Intanto Enzo, grazie per insomma aver commentato insieme a noi questa partita. Alla prossima, ciao. Ciao. Grazie Enzo. Ancora Enzo Tamborra, responsabile dei servizi sportivi di Telebari e Radio Bari. Noi intanto riapriamo la linea alle telefonate 080 501 9998. Continuate a scrivere anche sulla pagina Facebook del TB Sport, perché tra pochissimo ci ricollegheremo con Michele per leggere i vostri commenti e le vostre domande. Un Bari che affronterà l'Empoli con sicuramente un uomo in meno, che Teio. Ma insomma, adesso sì, per carità, è sempre una possibilità, una scelta in meno per un allenatore, però con la rosa che ha a disposizione il Bari, se manca Teio non è che ci possiamo fasciare la testa. Non si strappa i capelli. Assolutamente no, attenzione, con tutto il rispetto per Teio, però. No. Poi la speranza è magari tra lunedì e martedì anche di chiudere finalmente l'affare Memushai, quindi sarebbe un rinforzo comunque notevole per il centrocampo del Bari. Volevo dire, ma riallacciandomi, vecchissima sta cosa, la telefonata di prima del collegamento con Enzo, che diceva perché non far giocare gli ultimi arrivati al centro della difesa. Non è che dall'oggi al domani uno entra e si mette in un ruolo così delicato come centrale di difesa 3, senza aver praticamente mai provato neanche forse la partita del giovedì. Cioè, non è così, perché ti chiami X o hai giocato nella squadra precedente, vieni qua e giochi da subito. Insomma, un minimo di inserimento nei meccanismi lo devi fare. Cioè, non è che non si gioca così, insomma. Ecco. Hai fatto bene. Volevo dire solo questo. Sì. Allora, abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Non lo abbiamo più, vediamo se lo recuperiamo. Vorrei che fosse stata per colpa mia che è caduto della linea, lo so. Si è addormentato nel frattempo, visto l'orario. No, allora, attendiamo insomma altre domande, tra l'altro tra pochissimo andremo ad ascoltare le dichiarazioni di mister Grosso. E allora, abbiamo una telefonata in linea, pronto? Sì, buonasera a te. Buonasera. Buonasera. Allora, niente, Guattella, io volevo sapere una cosa, ma è possibile mai che un Trota, che sono 10 giornate più, che non sta giocando fuori forma e si continua con questa persona, con questa impronta, non lo so io, persone che stanno nel mondo del calcio che non vedono certe cose. Poi dopodiché il centravanti ce l'abbiamo a 100 chilometri, io prenderei i 4 che abbiamo e prendiamo Mazzeo dal Foggia, che è un gran giocatore. Ho visto giocare Greco oggi, che a Bari non ha avuto spazio neanche per 10 minuti, e ho visto un gran Greco giocare col Foggia. Dimmi tu cosa ne pensi. Grazie. Ciao, grazie.
Io qui entriamo nei gusti personali, insomma, io oggi confesso non ho visto il Foggia, però che dire, insomma, anche Mazzeo non credo che sia il centravanti che possa cambiare volto al Bari. Io mirerei un po' più in alto come sì, obiettivo. O fa il salto di qualità o ci teniamo non i nostri. Senso, cioè, o ci teniamo i nostri. Che non lo ritengo assolutamente superiore ai nostri. Per quanto riguarda Greco, se lo rimpiangiamo si è messi male. Poi, magari anche giocato bene oggi, però sì. Lascia stare. Sì, il Greco che mi ha visto a Bari passeggiava. Sì, era il lontano parente del Greco che mi ricordo io dai tempi della Roma, insomma, e anche a Verona quando stava bene. Allora, abbiamo le dichiarazioni di Mister Grosso, colleghiamoci con il nostro Michele. Sì, Barbara, abbiamo le dichiarazioni post partita di Fabio Grosso, un Fabio Grosso come al solito sempre molto misurato. Ha dichiarato: ci siamo fatti sorprendere nelle fasi iniziali, però poi siamo stati bravi a non concedere molto agli avversari e a pareggiare. Avremmo meritato qualcosa in più fra Carpi e Cesena, ma io vedo il bicchiere mezzo pieno. Oggi non era facile perché il Cesena ha messo sempre in difficoltà le squadre di vertice. Il rammarico è quello di non essere riusciti a concretizzare quanto di buono creato. Abbiamo un gruppo di qualità e schiero sempre chi ritengo essere più utile per la partita. Queste le dichiarazioni di Fabio Grosso. Per quanto riguarda le domande, le considerazioni da parte dei tifosi biancorossi, naturalmente c'è un pizzico di delusione, come dimostra il commento di Donato. Ennesima partita deludente, Anderson poco incisivo, forse fuori ruolo, Marrone troppe volte in difficoltà in difesa, anche Kozak deludente. Migliore in campo, secondo lui, è Sabelli. Paolo, buona prestazione, ma perché non mettere Sissé dal primo minuto? Questa forse è una domanda per Salvatore. Ancora Claudio, delusione totale, le altre squadre allungano, non abbiamo attaccanti, avanti siamo sterili. E poi Anderson, cosa c'entra in quella posizione? Giuseppe, Salvatore, perché Grosso non schiera Petriccione al posto di Bascia? Marco fa una considerazione sulle prestazioni di inizio stagione di Improta, ovvero che involuzione questo Improta. E infine Beppe, Salvatore, secondo te manca qualcuno che possa dare profondità al gioco del Bari? Per ora è tutto, Barbara, a te la linea. Grazie Michele. Spero che ti sia segnato tutte le domande. Tutto, ho segnato tutto, ce l'ho tutte scritte qui. Però partiamo dalle dichiarazioni di Mister Grosso. È sempre molto. No, allora, Grosso ormai ci siamo abituati, non dà spunti per fare titoli a nove colonne sensazionali. Sì. È molto. Mai. È molto diciamo regolare. Che non ci agevola in questo. Infatti, quindi detto ciò, lui vede il bicchiere mezzo pieno, bontà sua. Io ripeto, oggi lo vedo mezzo vuoto perché. L'abbiamo già detto prima, è inutile stare a ripetere le stesse cose. Per quanto riguarda il discorso Petriccione al posto di Bascia, sicuramente quantomeno in dinamismo non ci guadagniamo senza ombra di dubbio, perché oggi Bascia veramente, secondo me, poi ha risentito dell'errore, perché uno della sua esperienza si è reso conto che del suo errore, doppio errore, due volte ha fatto l'errore, il passaggio indietro a Marrone, l'ha ricevuta, provata ancora, poteva rimediare buttandola via, facendo qualsiasi cosa, invece ha tenuto palla di spalle, ha provato un mezzo dribble, gliel'hanno rirubata, abbiamo beccato il gol, e poi ha risentito, secondo me, per tutto l'arco della partita, non c'è stato più. Ha trovato pochissime volte la profondità, giocava molto semplice, scolastico, poggiando indietro, laterale, così non possiamo, insomma, ecco, andare avanti. Poi c'era Sissé dal primo minuto. Sissé dal primo minuto. Hai visto, Cristian? Me li ricordo. Sissé dal primo minuto, credo che sia frutto anche di quello che ha fatto in quei pochi minuti Sissé, cioè che si è creato quell'opportunità, ha preso quell'incrocio clamoroso. Ma io ricordo sempre a tutti quello che fa un allenatore, cioè l'allenatore schiera, lo fa prima, noi parliamo dopo che è finita la partita, quindi tracciamo giudizi con un'estrema facilità, il problema è farlo prima. Io credo che l'allenatore è un folle a schierare i meno in forma o quelli meno
idoni alla partita e all'avversario. Quindi nella sua testa, come ha preparato la partita, lui pensa che quelle che schiera dal primo minuto sono quelle che gli danno più affidabilità. Poi il campo è sempre il giudice ultimo. Può discutere sulla posizione di alcuni calciatori. E io lo ripeto, non per difendere Grosso, ma io di Anderson un po' più avanti ci confidavo. Però poi mi sono reso conto che Anderson, se non c'ha, come ho detto, la linea laterale come guida, evidentemente si perde, perché la sua velocità poteva mettere in difficoltà, solo che lì non puoi solo correre, devi anche giocare, devi sapere anche dialogare, devi sapere anche trovare delle soluzioni col pallone, e lui non ha questo, lui ha altre doti. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto, Barbara, buonasera. Buonasera. Sono Mimmo Biancolatte, un saluto a Salvatore e a Cristiano. Ciao Mimmo. Ciao. Ennesima delusione. Cioè, il Bari ha giocato bene, non sto dicendo che ha giocato male. Secondo me, cioè, l'ha detto Enzo, è stato chiaro, a noi manca un attaccante. Il mister, come sempre, non lo so, ogni trasferta sbaglia qualcosa. Cioè, non so perché ci sei, se lo deve mettere in testa. Secondo me ci sei al momento, è l'attaccante che deve giocare sempre titolare, al centro dell'attacco. Kozak non è pronto. Kozak, se era un attaccante pronto, oggi avrebbe fatto almeno due gol, perché davanti alla porta ha svirgolato due volte. Grazie. Basta sferarla. Quindi, e devo fare i complimenti a Diakité, che ha fatto l'ennesima partita dopo Carpi, è stato secondo me il migliore in campo. Complimenti a Diakité. Grazie, grazie mille. Noi ci fermiamo per un attimo, ritorniamo però subito dopo la pubblicità. E rieccoci in diretta con il 91esimo minuto, continuate a telefonare lo 0850199998. Torniamo invece dal nostro Michele Carofiglio per altre domande e altri commenti dal web. Sì Barbara, sono sempre tantissime le domande e i messaggi che ci stanno arrivando sulla pagina Facebook del TB Sport. Iniziamo con Giuseppe. Nelle ultime 6 giornate abbiamo fatto 6 punti su 18, poca cosa per una squadra che ambisce alla Serie A. Ancora Pasquale, in attacco rimpiango Barreto. Silvano, Salvatore, credi che con un 4-2-3-1 il Bari possa essere più incisivo in fase offensiva? Ancora Roberto, la prova di Bascia è assolutamente insufficiente. Infine un'altra domanda per Salvatore la rivolge Dante. Salvatore, come facciamo a vincere le partite con questa sterilità sotto porta? Con questo è tutto, a te la linea Barbara. Immagino te lo stia chiedendo. Allora, sulla tabella di marcia sono d'accordo, 6 punti sono pochi. Poi non ci vuole uno scienziato a rimpiangere Barreto, chi non lo rimpiange è Barreto. Siamo andati per un po' troppo indietro. Anche, sì, siamo andati già troppo indietro. Per quanto riguarda lo schema di gioco, io con i numeri non sono tanto d'accordo, nel senso che ci si confonde con tutti questi numeri. E alla fine potrebbe anche essere una soluzione, però io sono del parere che in campo, una volta messi i giocatori in campo, le squadre forti riescono anche a cambiare volte atteggiamento in base all'avversario e come si mette la partita. Tu ti puoi schierare con il più scolastico 4-4-2 e poi ti puoi, se sei una buona squadra che ha dei buoni meccanismi, si può tranquillamente cambiare modulo di gioco durante lo svolgimento della partita in base a come sta andando, all'avversario, e questo però avviene quando c'è una squadra che sa esattamente cosa fare in qualsiasi momento, è capace di leggere la partita e di leggere le situazioni. Noi ancora evidentemente questa maturità non ce l'abbiamo, e poi l'ho detto prima, a noi ci manca colui che ci dà profondità lì davanti e soprattutto colui che lo innesca, anche perché se tu c'hai un uomo che ti dà tanta profondità ma non c'è nessuno che riesce a imbeccarlo, a servirlo, serve a poco. Noi i dati di fatto dicono che non ci abbiamo questo uomo qui. Quindi il centravanti che ci dà profondità. Poi, a parte i gol, io vi dico proprio come caratteristica non ci dà profondità. Quindi siamo costretti a far girare questa palla
e poche volte verticalizziamo. Quelle poche volte che lo facciamo creiamo sempre pericoli. Oggi l'azione di Cissé è stata un passaggio, un velo tra Galano e forse la Brienza, non mi ricordo chi è stato, la palla è andata a Cissé e di prima l'ha buttata lì. Ci vuole poco, è solo che noi non riusciamo a ripetere queste azioni. Mm-hmm. Altra telefonata in linea, pronto? Sì, buonasera, sono Michele. Buonasera. Ciao Michele. Sì, buonasera a tutti. Bene, sì, ho la sensazione che in effetti siano come in passato altri punti persi per strada, però volevo fare due considerazioni. La prima, ci affanniamo a trovare il centrocampista, ma visto che Grosso ha azzardato la mossa Anderson a centrocampo, rischiare per rischiare non sarebbe stato opportuno a questo punto spostare a centrocampo Marrone e inserire un difensore tra quelli che sono arrivati per poter dare magari più gamba vicino a Pascia e eventualmente centrocampista Marrone di nascita, forse avremmo potuto guadagnare qualcosa di più. Secondo, io sono dell'avviso che è bene insistere su Kozak, perché a differenza degli altri attaccanti, secondo me lui è effettivamente attaccante vero, ha soltanto bisogno, secondo me, di mettere fieno in cascina, ma alla lunga, secondo me, ci potrà dare delle soddisfazioni, più attaccante rispetto a tutti gli altri. Grazie, buonasera. Grazie. La speranza grazie. È che possa tornare almeno al 60-70% del Kozak che... Ma sulla considerazione di Marrone ci sta, ma non Marrone e Bascia assieme, Marrone davanti alla difesa al posto di Bascia, un conto, ma entrambi no, mi sembra un'esagerazione. Sì, insieme non esiste, però magari in futuro si può anche pensare a un Marrone riportato a centrocampo al posto di Bascia con ovviamente l'inserimento di Economo e Gionberg. Quando avremo Economo, Gionberg, abili e arruolabili, entrambi, potrebbe sarà anche darsi... Se non passa la difesa a tre, Marrone riportato a centrocampo può essere comunque può essere una buona soluzione. Sono tutte ipotesi, insomma. Allora, ultima telefonata in linea, pronto? Sì, sono Nicola. Buonasera. Sono Nicola, buonasera. Sto richiamando in pratica. Ciao Nicola. Rocchietta, prego. Guastella, chiedo scusa, ma non credi che il Bari, non è che mancano gli attaccanti, ma manca proprio la fase offensiva, idee di attacco. Cioè il fatto di arrivare al limite dell'area e fare questi passaggi, passaggetti, cioè noi non entriamo in aria, anche come presenza non siamo in aria. Un attaccante tra 5-6 difensori, cioè, come che non abbiamo nessuno, per questo forse non riusciamo a segnare col centravanti, perché non entriamo in aria, non abbiamo presenza in aria. Io vedo la Ternana, quando attacca, la Ternana è una squadra che sta retrocedendo, sta nella zona di retrocessione, però sta un 5-6 in area di rigore, non ci siamo mai, ma proprio non ci siamo. Grazie. Sta solo il centravanti in mezzo a 5-6 difensori, non abbiamo altre alternative, idee di attacco. Secondo me a noi manca proprio la fase offensiva. Grazie, cioè, grazie. È... Salva. La fase offensiva, noi non è che non ce l'abbiamo, è che ci arriviamo così macchinosamente, così lentamente, che le difese avversarie sono da un bel pezzo che sono già schierate e ci hanno in qualche modo chiuso. Io quando intendo per profondità intendo dire proprio perché con un passaggio, due passaggi, riusciamo a essere... nella tre quarti, o meglio ancora nella zona rossa dell'avversario. Noi ci arriviamo molto lentamente, dando tutto il tempo possibile e immaginabile alla difesa di schierarsi, e quindi dobbiamo migliorare in questo. La circolazione della palla va bene in alcuni momenti, ma certe volte se non verticalizzi non ottieni grandi risultati. E allora ci siamo detti davvero tutto, ci ritroviamo sabato subito dopo Bari-Empoli. Dallo stadio San Nicola ci sarà Cristian, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a te, buonasera. Ci sarà, come sempre, in studio insieme a me Salvatore Guastella. Sarà ci un piacere, sabato. sarà un piacere. Ringraziamo il nostro uomo social di questa sera, Michele Carofiglio. Ciao Michele, fai un cenno se... Perfetto, ancora sveglio, meno male. Ringrazio per la regia di Televari, Giuseppe Mondelli e Alessandra Di Lalla per quella di Radio Bari. Invece Paolo Gentile, ma come sempre grazie soprattutto a voi per averci seguito. Buona serata a tutti. Yeah.
Questo programma è offerto da Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Car Service Bari, nel cuore di Bari.